La Commissione europea ha nuovamente deferito l'Italia alla Corte di giustizia UE per la ripetuta violazione dei limiti annuali e orari di biossido di azoto nell'area delle città e per il mancato adeguamento alle norme UE dei sistemi di trattamento delle acque di scarico in oltre 700 agglomerati e 30 aree sensibili dal punto di vista ambientale con più di 2.000 abitanti. L'Italia è già stata deferita alla Corte per sforamento dei limiti di PM10. Le aree soggette a sforamento dei limiti di NO2 sono state grandi città come Milano, Torino e Roma e centri più piccoli come per esempio Catania, Campobasso, Genova e aree come la pianura lombarda e la costa toscana. C'era stata annunciata una procedura di aggravamento su biossido di azoto e acque reflue, ma la Commissione europea ha anche evidenziato, mettendolo nero su bianco, la bontà del nostro lavoro e del nostro impegno, soprattutto per le misure in arrivo sul fronte della qualità dell'aria, dice il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. In Puglia il contagio di xylella si muove inesorabilmente verso nord a una velocità superiore ai 2 km al mese, dopo aver infettato 21 milioni di ulivi causando un danno da 1,2 miliardi per colpa di errori, incertezze e scaricabarile. È la denuncia della Coldiretti che sabato scorso ha portato migliaia di agricoltori in piazza a Lecce per denunciare i ritardi e chiedere interventi decisi per espiantare, reimpiantare e far rinascere le aree colpite. Se non verrà fermata l'epidemia, nei prossimi 5 anni rischia di essere infettato l'intero mezzogiorno d'Italia, dalla Basilicata alla Calabria, dalla Campania al Molise, avverte l'Associazione Agricola. La bonifica della Valle del Sacco diventa realtà. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il ministro dell'Ambiente Sergio Costa hanno firmato l'accordo per la messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale bacino del fiume Sacco. Dopo una lunga vicenda che aveva visto all'inizio il declassamento di questo sito, spesso la sensazione o la percezione da parte del territorio di essere abbandonato, ora anche grazie al protagonismo dei sindaci e alla collaborazione con il Ministero veramente si porta a parte con l'accordo di programma un investimento di 53 milioni di euro da spendere in 4 anni per monitorare, bonificare, ma anche per ridare a questo territorio un nuovo modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità e anche sulla crescita. Le cose qua si fanno e io sono convinto che alla fine di questi 4 anni, ma già a 6 mesi, perché l'accordo è scritto appunto in questi termini, noi penso che incominceremo a vedere i primi risultati. Ecco la rigenerazione. Consentitemi di fare una battuta. Ecco i cantieri che io voglio aprire. Il famoso cantiere ambiente che presenterò come disegno di legge governativo entro 2 settimane da oggi, che fa il paio con Proteggi Italia, no? A questo senso. Noi apriamo i cantieri che tutelano l'ambiente e aprendo quei cantieri diamo risposte ai cittadini e ci mettiamo in linea con l'Europa. Non risultano superamenti dei limiti previsti dalle norme vigenti nell'area della città di Taranto o dall'autorizzazione integrata ambientale per quel che riguarda l'area interna allo stabilimento. Lo dice Enrico Laghi, commissario straordinario del gruppo Ilva, ascoltato alla Camera. Gli eventi ultimi dei giorni non ci hanno lasciato inerti, spiega Laghi, riferendosi alle denunce dei Verdi sul superamento dei limiti a Taranto. Abbiamo chiesto a Mittal, gestore degli impianti, i dati sulla qualità dell'aria rilevata sulla rete ex Ilva, da ARPA Puglia, e non si evidenziano superamenti. Ribadisco che noi abbiamo presentato i dati corretti, ribatte Angelo Bonelli dei Verdi. Il dato della diossina a Masseria del Carmine addirittura è stato corretto al rialzo, non più quindi un aumento del 916% nei primi 10 mesi del 2018 rispetto al 2017, bensì del 1000%. Ormai i primi pannelli fotovoltaici installati in Italia hanno circa 20 anni. Vanno sostituiti con elementi nuovi e più efficienti e i vecchi sono un rifiuto da smaltire sostenendo un costo. Chi vuole risparmiare realizza una truffa, afferma che i pannelli vecchi e da buttare sono in realtà solo usati e li vende, soprattutto all'estero, evitando il costo di smaltimento. Ne parla il comandante dell'Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, il generale Angelo Agovino, alla Commissione Comafie.
Anche in questo settore, come in altri, il rifiuto viene truccato da materiale usato e così si superano tutte le norme di settore che prevedono per questi rifiuti un sistema di tracciabilità molto importante, spiega Govino, e così il pannello si può vendere come usato in altre parti del mondo, soprattutto in paesi poveri. Nei porti di Genova, Livorno e Ancona ci sono pannelli fotovoltaici che risultano smaltiti e invece sono in container pronti a partire. Sono state aperte numerose rotte commerciali con altri paesi del mondo, è un argomento del quale ci dovremo sicuramente interessare, conclude il comandante del CUTFA.